Allora, lei è stato ammesso a presenziare a questa udienza per la eventualità del confronto con i collaboratori Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese. Dovremmo cominciare senz'altro con Gaspare Mutolo. Che cosa ci deve dire, qualcosa al riguardo? Io con Mutolo vorrei fare il confronto perché l'ho sentito parlare l'altro giorno, quindi ho qualche cosa da dire. Marchese non l'ho sentito parlare, quindi non so, signor Presidente, se prima lo dovete sentire. Io volevo fare il confronto con Mutolo. Prego, sta facendo una divisione. Mutolo sì. Sì. E Marchese dice non conosco quello che ha dichiarato. Perché non lo so. Siccome l'audienza in cui Marchese ha reso le sue dichiarazioni è pubblica e le sue dichiarazioni sono note, credo che non sussista alcun impedimento a questo confronto. Esatto. Comunque il pubblico ministero chiede esso stesso che si proceda a confronto tra l'imputato e i collaboranti Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese. Va bene, facciamo entrare Mutolo. Il confronto è un dialogo. Cominciate a parlare. Allora, cosa gli deve dire allora, lei? Mi scusa, sì, devo rivolgermi a lei per le domande, ma rivolgermi... No, è un dialogo. Assegniamo tosta, sì. Va bene. Solo che se lei comincia, lo dico chiaro, lei comincia a divagare, io la blocco. No, signor Presidente, lei come ha fatto parlare l'altro giorno, signor Mutolo, deve pure fare parlare anche a me. Io non è che voglio delegare perché voglio confondere. Ma io ci stia dicendo chisto. Se lei comincia a divagare. No, lei però mi deve dare a me la possibilità di cercare di portare l'argomento avanti per quelli che dice signor Mutolo e per quello che dico io. Vediamo. Quindi, signor Mutolo disse l'altro giorno che a me mi conosce il 1964. Ci siamo, Mutolo, ci siamo 1964. Sì, vale. Anche prima. Anche prima, va bene, mettiamo anche prima. E allora quindi io passo al mio argomento. Più vicino al microfono. E allora io vengo arrestato in 1963, 12, se non ricordo male, 12 dicembre. Quindi vado a finire 6 giorni, 7 giorni alla questura di Corleone, più... Vado a finire a Nona, sto 6 mesi, quasi circa 7 mesi, in una cella di isolamento, poi passo in un cameroncino e faccio tutto il 65 in un cameroncino alla Nona. Quindi il signor Mutolo a me mi conosce all'ottava, è vero Gasparino? Sì, all'ottava. Ci siamo? Sì. Quindi da buoni amici e da quelli che eravamo nella cella, giusto? Non è che... Allora, quindi io sto 20 mesi circa alla Nona sezione. Quindi, signor Presidente, se facciamo i conteggi, nel 64 io non potevo essere all'ottava sezione. Quindi, dei registri del carcere di Palermo, possiamo vedere se io era stato alla Nona o era stato all'ottava sezione. Io ricordo, se non ricordo male, passai all'ottava sezione o fine d'agosto o prima di settembre del 65. Andai all'ottava sezione a terzo piano, Mutolo lì nella stanza non c'era, quindi Mutolo è venuto dopo di me. Quindi il Mutolo già dice la prima bugiarderia che a 74 era con me, mi conosce anche prima, ha detto ora, come vedi. Quindi Mutolo, come mi hai conosciuto tu a me? A quale sezione mi hai conosciuto e in quale piano dell'ottava? Quindi ricordati. Sì, signor. Posso parlare? Sì. Cioè io, siccome non ha importanza se il 64... No, ora vengo e mi spiego, insomma. Cioè, mentre non capiamo niente, non vi interrompete l'uno con l'altro. Cioè io posso fare anche confusione di qualche mese, ma io penso che... Ma non è di mese, sei di anni. Cioè io sono stato in galera nel 1960. Sono uscito nel 1963, ero ancora io giovane adulto, mi hanno arrestato dopo pochi mesi, un mese o 2 mesi, mi hanno
portato di nuovo alla sesta sezione, cioè dai giovani adulti, perché si poteva stare fino a 25 anni, ma siccome io ero un po' ribelle, mi hanno portato all'ottava sezione. Noi siamo stati assieme all'ottava sezione a terzo piano ed eravamo noi due, un certo Rocco Semilia, un certo Gioacchino Mansueto, un certo Giovanni Spuchissi e Ignazio Caputo. Ora, se siamo nella fine del 64, sì, o i principi del 1965, vabbè, questo non è che io mi scrivevo le date. Io ho partito per la casa penale di Augusta, mi ha fatto il signor Rina un biglietto e l'ho portato a Ciccio Di Maria, in cui mi raccomandava. Sono uscito dopo, nella fine del 65-66. Sono rientrato in galera, ci siamo rivisti in galera, nello stesso braccio che eravate tutti paesani, cioè eravate tutti di Corleone, di San Giuseppe, di Partinico, e io ero l'unico palermitano e siamo noi sempre prima del 1967, precisamente, certo che siamo prima del precisamente quando c'è stato il famoso terremoto a Gibellina, che abbiamo passato la notte assieme in mezzo agli alberi, esatto. L'indomani mattina tutti i corleonesi siete partiti per Bari, esatto. E noi poi siamo andati, dove siamo andati. E noi siamo andati a Messina. Noi ci siamo tenuti in contatto. Ti vuoi fermare un momento lì, ti vuoi fermare? Oh, che io ti preciso tutti i punti, sì. Quindi, come tu vedi, io rientravo all'ottava nel 65. Fine 65, e prima tu potresti venire o in ottobre o novembre 65 oppure nei primi del 66. Che cosa vuole dire questo? Come l'altro giorno tu parli libero così, ti parli di tutto e di tutto e poi non dice niente, io ti ho voluto... Sì, ma no, vabbè, ma questo è... Ti ho voluto precisare questa cosa. Ora andiamo avanti. L'altro giorno hai detto pure che nel 68 c'è stato il triumvirato. Mi pare che hai fatto, l'hai detto 68, va bene, signor Presidente, 68. E allora questo triumvirato era fatto di Badalamenti Gaetano, di Bondate Stefano e di Leggio Luciano. Tu l'hai detto questo l'altro giorno o no? Eri fuori, eri carcerato, posso saperlo da te oggi dove eri, perché tu sapevi queste cose, cioè eri fuori o eri carcerato, me lo puoi anche dire, lo puoi dire, cioè eri libero o eri carcerato? Nel 1968 noi, 68. 68 noi eravamo in galera, io parlo del 1969. No, noi... tu l'altro giorno hai parlato 68, scusami molto. Hai detto 68 e poi hai certificato. Senti, ma io nel 68 io nemmeno so che esiste il triumvirato. C'è il giudice all'altro, lo vediamo se l'hai detto. Lei ha detto, però io non è che posso essere preciso se nasce nel 68 o se nasce nel 69. Perché io non ne capisco niente in quel periodo di mafia. Io queste cose li so appresso. Quindi dal 68-69 comincia a funzionare di nuovo la mafia. Ci vogliamo domandare se era libero o era carcerato. Ha già detto. Era libero? Nel 69 noi siamo liberi. Tu puoi essere libero. No, noi siamo liberi. Scusi. Perché noi ci vediamo a Monreale. Lascia stare che tu con me fuori non ti sei. Quando ci portò, guarda, la prima notizia che lei si era fatto fidanzato con sua moglie. Gasparino, mutolo, signor mutolo, come vuoi essere. Sì, ma chiamiamoci per basta come che non ti chiamo quel nome che c'hai, va? Senti qua, tu hai detto 68-69 c'è un verato, ora signor Presidente, il 68 noi abbiamo partito di Palermo nei primi e nell'ultimo di gennaio perché c'era il terremoto, come ha detto, eravamo lì, avevamo la carta di causa, allora abbiamo pregato il maresciallo, abbiamo pregato il prete se ci mandavano a dove avevamo assegnata la causa l'avevamo assegnata a Perugia, quindi il direttore con il maresciallo con tutti e ne mandano dopo due o tre giorni
a Perugia tutti. A Perugia che cosa succede? Che Liggio aveva il processo a Catanzaro e di Catanzaro aveva un processo a Bari e poi il processo di Perugia ne l'hanno trasportato a Bari e quindi noi siamo scese tutti a Bari.